Una signora di 100 anni è il simbolo della resistenza al terremoto nel centro Italia. Si tratta di nonna Lina ed è stata salvata da uno studente di Polla. Giovedì 27 ottobre, da poco sono trascorse le 17. Uno studente di giurisprudenza di Polla si trova a Camerino, è in strada, sente il boato e il terremoto, teme che le scosse possano continuare e decide allora di preparare le valigie per ritornare nel Vallo di Diano. Torna nella sua abitazione, sale le scale e incontra, sul pianerottolo, nonna Lina, a 100 anni e faceva la postina a Camerino, è lucida quanto impaurita. Lo studente, si chiama Gaetano Colicigno, la rassicura, le dice che per qualsiasi cosa può chiamarlo. Nel frattempo comincia a preparare le valigie, partirà l'indomani. Arrivano le 21 ed ecco arrivare la seconda, terribile scossa. Lo studente si protegge con il suo coinquilino sotto il tavolo dell'abitazione. Cadono quadri e mobili. Terminato il boato, scende verso la strada. Durante il tragitto si ricorda di nonna Lina e quindi torna indietro. La porta dell'appartamento della signora però è bloccata. La forza e riesce ad aprirla. «Signora», dice con voce ferma. Nonna Lina lo guarda, impaurita quanto lucida, e dice «Tu sei il ragazzo gentile di oggi pomeriggio». Gaetano risponde «Sì, andiamo». Ma nonna Lina non vuole lasciare la casa, pur se poi risulterà inagibile a causa del terremoto. Gaetano, con pazienza e scacciando via le proprie di paura, la rasserena, la prende sotto braccio e con lentezza e tranquillità, quantomeno apparente, l'accompagna fuori dall'abitazione. Nonna Lina è diventata la protagonista della resistenza alla natura. Le sue foto nei centri di accoglienza hanno fatto il giro del mondo e a portarla in salvo è stato uno studente di Polla.